Signore e signori, una pausa lampo e siamo già nel terzo game, pronti e carichi. Purtroppo le tempistiche di intervista ci hanno un attimo interrotto la possibilità di avere una breve pausa. Però entriamo subito nel terzo game. Subito nella draft, addirittura di già. A questo punto sì. Pronti, partenze via, lampo! Niente pausa, niente discussione prepartita. Chi gioca? Ci si lancia direttamente in selezione campioni, signore e signori. Stiamo per andare a vedere gli Astralis contro i Vitality. Che bravo che te li ricordi. Beh, è difficile non ricordarseli, specialmente questi Vitality con il tenore di gioco che stanno riuscendo ad avere, perché sono dei Vitality che quando non si trovano contro i Rogue, che ormai sono il team in God status, God speed status di questa LEC, stanno giocando davvero bene. Per gli Astralis sarà uno scoglio molto spigoloso da superare. Assolutamente d'accordo. Non vedo questi Astralis trovare una soluzione oggi. Allo stesso tempo c'è la maledizione Perks, che quando vede un team che è un po' sottotono è generoso, concede una vittoria, una possibilità, non perché vuole, ma perché si diverte un po' troppo col team. Si gioca un po' troppo col cibo, mettiamola così. È vero, ma è anche vero che comunque questi Vitality sono nella condizione di voler prendere quanti più punti possibili in classifica. Sì. Questo perché stanno anche giocando per rimontare una classifica che ha rappresentato per loro una scalata subito dopo la prima settimana, quella Super Week, che per loro è stato un tremendo 0-3. Quello 0-3 peserà tanto durante tutto il campionato per un motivo molto semplice. Nella prima settimana i Vitality non erano nemmeno nella stessa stanza, ragazzi. Già. Il che fa un po' male a pensarci. Parliamo dei ban, però. Problemi di comunicazione che però... Allora, tornando sui ban, sì. Il ban che veramente merita di essere sottolineato è Trundle. Mm-mm. Dove nonostante Trundle, ieri abbiamo visto Zanzara ancora, secondo me, un pochettino fuori scala. Al pari che mette l'over su Skarner. A questo punto... Tra l'altro Skarner... Dannazione, con i rework di Skarner Zanzara perde il 50% della sua champion pool. Questo è tremendo. Vabbè dai, l'anno prossimo succede. Ricordiamo, il rework di Skarner arriverà nel 2023, non nel 2022 come molti si aspettano. Thresh Aphelios? Okay. A questo punto, beh, hey Thresh, puoi costruirci di tutto sulla corsia inferiore. Talon in giungla potrebbe andare per Selfmade, è un assassin player. Talon lo stiamo vedendo con il primo attacco, anche Qiyana va benissimo. Selfmade è quel tipo di giocatore che può essere il carry di questi Vitality. Vitality li abbiamo sentiti anche molto aperti riguardo le discussioni del come interpretare il loro stile di gioco. Si rendono conto di poter essere tutti il carry della situazione. Si rendono conto che però questo non deve avvenire contemporaneamente. Non hai bisogno che tutti siano il carry, solo perché tutti possono esserlo. In verità hanno un cappello e estraggono... mettono i bigliettini col proprio nome dentro. Calice di fuoco a sto punto. Ah, dici in al casa contrario? Vitality, sì, sì, okay. Sì. Calice di fuoco si estrae ogni giorno chi deve essere il carry dei Vitality. E con quell'over su Camille contro Jace, ho l'impressione che oggi sia uscito Alfari come nome. Vedere Camille tornare un pochino più prepotente mi rende contento, perché finalmente ci si rende conto di quello che è il suo stato forma attuale. Il Divine Sunderer è uno degli oggetti migliori possibili per Camille. E con le modifiche che stanno per arrivare, Camille non è per niente triste. Ottiene attacco fisico, perde un minimo di HP e continua a tirare dei danni fotonici, danni puri oltretutto, grazie al protocollo di precisione. Sono curioso di vedere come vogliono interpretare il matchup in giungla, perché comunque il fatto che si stiano tenendo giungla per la seconda rotazione, dopo aver visto già Lee Sin, Shinja dall'altro lato, si può bannare tranquillamente Lee Sin, e quindi negare a Selfmade l'utilizzo di quelli che sono i bruiser chiave per contestare Shinja. Decidono però di aggredire la mid lane, nonostante tutto decidono di rimuovere alcuni dei principali pick di Perks con quella LeBlanc e quella Syndra. Si sentono abbastanza al sicuro nell'aver bannato Diana per dare copertura a Zanzara? Sembrerebbe di sì. Il che è curioso perché sappiamo... Allora, penso che sia anche un discorso contrario. Piuttosto un... Sappiamo che Selfmade gioca così tanti jungler che è inutile sprecarci un ban. Tanto vale cercare di tenere sotto controllo Perks, che vediamo un po' più altalenante. Rimossa Syndra è già un ottimo ban. Vedete che bannano Nautilus e Xayah, immagino per rimuovere la possibilità di Xayah Rakan per Cobb e Promiscue, che sarebbe... Una lane molto semplice da eseguire, sulla quale si sono anche appoggiati in passato. Victor. Ok, solo mid lane. Ci sta. Fino a un certo punto. Stiamo parlando comunque di Luka Perkovic, stiamo parlando comunque di un giocatore che ha una champion pool illimitata. E quindi capisco l'idea di poter mettere lì ban a uomo sulla corsia centrale perché non è stata ancora selezionata, ma i Vitality possono
mettere giungla adesso, sanno che cosa devono affrontare, tenere l'R5 per counterpiccare il campione in corsia centrale. E infatti, come ti dicevo, perché tu dici, ok, sai già che è corky mid lane, quindi che cosa devi tenerti l'R5 per counterpiccare. È importante quando counterpicchi la mid lane avere anche la certezza di non dover affrontare un roaming support troppo aggressivo, o in caso tu lo debba andare ad affrontare, ecco, ad esempio, con una Leona ti puoi trovare a dover giocare qualcosa come Ryze a questo punto, perché vuoi scalare in maniera sicura. Vuoi scalare su un binario diverso da quello di Corki e diventare quindi un mago da teamfight? Orianna segue la stessa logica, ma lo fa con degli abilitatori, perché Thresh, Camille e Lee Sin sono ottimi portatori della sfera. Sai quale sarebbe stato il problema di Ryze? La bassa gittata. Sei contro un team che ha Corki e Jayce e Jhin. Non si sarebbe nemmeno avvicinato. È vero. Infatti i Vitality in quel caso avrebbero dovuto giocare attorno alle loro fonti di ingaggio, cercare la profondità, come hanno provato a fare i BDS nella partita di prima e non è finita benissimo. Quindi... per nulla. Orianna è più bilanciato, più equilibrato a tutto tondo. Abbiamo anche già visto un eccellente Orianna da parte di Perks proprio nel matchup contro Corki. Era il Corki di Caps nella partita contro i G2. Non solo, hai anche la possibilità di abilitare tu stesso. Abbiamo parlato molto di abilitatori di Orianna, Camille, Lee Sin, Thresh che vanno in profondità. Orianna che piazza la sfera sulla tua testa e con la dissonanza ti dà una tonnellata di movement speed, abilita e non poco Thresh e Lee Sin e Camille, e non ne potenzi soltanto uno, li potenzi tutti perché è una spella d'area. Esattamente, quella utilità simile a Enchanter, pur essendo un mago da controllo, ha sempre reso Orianna un pick competitivamente valido, anche nei momenti in cui non era così effettivamente forte a livello di bilanciamento individuale. Che è una cosa che rende il campione molto interessante, un campione che non deve essere forte per essere forte, basta che qualcun altro sia forte, è un bel design. Sì! Dici tu fino a un certo punto. C'è un limite. Quando anche lui è forte diventa problematica la cosa. Esattamente, e ci sono tanti asterischi a questa possibile frase, ma tutto può essere interpretato in tanti modi su League of Legends. Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per il terzo game di oggi, Astralis contro Vitality. Signori, siamo pronti a lanciarci sulla landa degli evocatori, Astralis Blue Side, Vitality Red Side, ma non gli hashtag, AST Win versus VIT Win. E il tuo hashtag a chi va? Sai benissimo che sono un gran fan di Speedwagon, sai benissimo che sono anche un gran fan di Bandwagon, e in questo caso faccio il Bandwagoner, Vitality Win. Bene, date un visual update a Leone. Ma no, dai. No, Leone sta bene dov'è, secondo me, per adesso. Sta bene dov'è. Un po' più interazioni con Diana. Fai un doppio visual update, Diana Leona. Diciamo che c'è gente che ha bisogno di quegli update molto prima di loro. C'è gente che ha seriamente bisogno di interventi. Tanto chi lo gioca, Gragas? O Jax? Mamma mia. O Cho'Gath? O Malphite? O Corki? Nocturne? O Lulu? Kog'Maw? Nocturne? Ce ne sono un bel po'. Mamma mia, ora che mi hai fatto pensare, il modello di Lulu è raccapricciante. Lulu è letteralmente l'ultimo Yordle deforme, e lo posso dire perché è veramente ha una forma che non esiste tra gli altri Yordle, non più almeno. E che... persino Corki è fatto a modo, è capisci? È così sproporzionata la testa di Lulu rispetto a qualsiasi altra cosa. E la cosa fa un sacco ridere... è così carina sulla gente fronterra, scusami! Fa un sacco ridere con la skin, quella disco Lulu. Perché avendo anche il casco, praticamente il modello di disco Lulu è composto per il 90% dalla testa, la versione prestigio accentua questo problema. Infatti io adoro quella skin, la versione prestigio, proprio perché ha una testa gigante. È come giocare Draven. Amo Draven, è probabilmente una delle mie skin preferite in assoluto in tutto il gioco. È una skin che incute terrore, una skin contro la quale non vuoi perdere. Ma d'altronde, molti si staranno chiedendo, ma non c'è una partita? Ma questi due che cosa stanno dicendo? È partita la partita, ma non è veramente partita la partita, e quindi è partita la follia. Detto questo, in questo early game stiamo vedendo delle fasi di corsia come da manuale. Vediamo Thresh applicare priorità nei confronti di Leona, vediamo Corki applicare priorità nei confronti di Orianna. Per adesso tutto come da copione, Corki però ne approfitta per prendere visione profonda all'interno del campo delle Mabecchi e cercare almeno di tenere a bada la rotazione di Lee Sin. Adoro come da questo intero discorso hai automaticamente escluso la top lane, perché sai che non succede niente in top lane. Jayce contro Camille. I mean, nessuno dei due è uno smite support. Non hanno coraggio in Europa. Ancora no. Te l'ho detto, secondo me veramente la cosa che manca all'Europa per poter veramente diventare una minaccia internazionale è l'audacia verso l'innovazione.
L'Europa, storicamente parlando, è sempre stata l'ultima regione per sperimentazione, per velocità di adattamento ai nuovi peak. E questo un po' mi fa male, perché lo sai, io sogno l'Europa vincente ai mondiali. Alfari qua che parte l'aggressione su White Knight, stava arrivando self-made. Ma gioca cauto White Knight. Semplicemente cercavano l'impostazione, ma mancato lo stordimento, non vuoi lottare con un White Knight libero di fare danno in mezzo ad una gigantesca ondata, con un Alfari che a livello 3 non ha neanche il flash per cercare poi di ribaltare l'azione una volta trovata la profondità. In tutto ciò self-made un attimo indietro a livello di farm, anche sotto visione adesso, grazie a un buon lume precedentemente piazzato da parte di Dior. Outside se la giocano tranquilli, Vitality adesso rispettano il livello 3 degli Astralis, comunque pericoloso. Non letale, ma pericoloso. La combinazione di Jhin e Leona è una combinazione, secondo me, molto sottovalutata da tanti, perché si va a concepire Jhin e Leona un po' troppo riguardo alla fase di corsia. O meglio, parliamo tanto di Jhin come campione che ha bisogno del DPS ausiliare, tanto danno alla distanza, tanta utilità, ma devi costruirci la draft attorno. Ma parliamo poco del Jhin come laner indipendente. Jhin effettivamente è un campione che, grazie alle sue abilità, ha un ottimo clear ad area da gittata sicura. Vogliono impedirgli di averla quella sicurezza. Si lanciano. Tentativo di ingaggio immediato. Bello utilizzo del Graviton. Cobb si salva. Provisco ha utilizzato un'ottima lama dello Zenith. Però qua con la spazzata Thresh in teoria dovrebbe riportarli tutti in zona sicura. Zanzara era tentato, ma Cobb e Provisco sono troppo bassi in salute. E c'è stato un intervento curioso da parte di Labrov, perché l'idea era ottima, ma una volta che il Graviton ha immobilizzato Cobb, non ha cercato l'uncino. Ha trattenuto l'uncino in seconda battuta per connettere su Provisco e un po' di qua, un po' di là non è abbastanza da nessuna parte. Dior riesce inoltre ad interrompere il richiamo base di Perks, lo danneggia, ottima la gestione della mid lane. D'altronde sta già pagando questa mid lane Dior, lo vediamo la differenza in farm. Perks che con Orianna riesce sempre a mantenere un farm perfetto e preoccupante. Vitality che adesso giocano un attimo cauti su questa corsia inferiore. Ex flash da parte di Labrov, mi sa che vanno per il push di violenza per poi tornare a casa. Se vedono scomparire l'avversario per così tanto tempo, hanno resettato, per forza di cose. Saranno comunque minion persi. Mm-mm. Alla fine, a posteriori, l'azione ha successo, ha il successo che si aspettava di avere. Certo, è solo una wave persa, quindi non stiamo parlando di 300 gold di vantaggio generati lì in loco, 400, il primo sangue non è ancora caduto, ma per adesso i Vitality decidono di non premere troppo e decidono semplicemente di rispettare la possibilità di Shen Zhao di agire dalle ombre. Parlando di agire dalle ombre per Shen Zhao, Zanzara è lì topside insieme a Promiscuo, addirittura White Knight sta congelando molto bene la wave. Questo per Alfari è molto rischioso, non ha il flash, ricordiamo. Però è ancora forte di rampino, quindi potrà disingaggiare molto facilmente. Bravo sempre... Alfari, bravo Alfari che aspetta il bounce back, vede l'ondata avversaria, legge l'ondata avversaria e aspetta di congelare a suo favore. Qua. Potrebbero ancora aggredirlo, però comunque Zanzara e Promiscuo stanno spendendo tantissimo tempo su questo lato superiore. Vanno su self-made. Self-made, e questo è ben più grave perché è molto più fragile self-made. Primo sangue per Promiscuo purtroppo. Si vogliono lanciare addirittura su Alfari. Beh, lo stordimento c'è, i danni ci sono. Promiscuo ha attaccato la torre. L'ustione regala una kill ad Alfari, quindi uno scambio infelice. È un 2-1 però, eh? È un 2-1. Ma ha dei problemi come 2-1. L'unica cosa veramente, veramente buona di quanto successo in topside è la gigantesca ondata che White Knight ha fatto accumulare e ha fatto crashare prima del dive. Perché è un 2-1 dove comunque il primo sangue finisce nelle tasche di Promiscuo. Tu hai preso il gold extra, il primo sangue e l'hai dato al supporto. Non è lì che doveva finire. Buoni gli assist su Shen Zhao, senza ombra di dubbio. Ma scambiare kill alla pari in corsia superiore è vero che da un lato mette Jace più vicino a completare oggetti da letalità, è altrettanto vero che mette Camille in grado di in una posizione in grado di scalare più in fretta, quindi non avresti voluto forse scambiare? Non avresti voluto dare la kill di ritorno? Stavi giocando sotto torre contro una Camille da ustione, te lo dovevi comunque aspettare. Qua molto bravi a utilizzare i loro controlli correttamente gli Astralis. Promiscuo si è tankato la torre e si è accorto troppo tardi purtroppo dell'ustione. Forse la cosa è che ha iniziato troppo presto a tankarsi la torre, cioè è andato avanti per abilitare Shen Zhao. Non hanno provato il tower aggro, non hanno provato il juggle del tower aggro, non hanno provato a gestirlo.
Vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Comunque stiamo parlando di Astralis che trovano vantaggi in early game, hanno gold lead. Stiamo parlando di Astralis Vitality e gli Astralis che continuano a provare ad impostare. Quindi Lexiless cerca un ingaggio sull'Abrov. Arriverà il knock-up, sì, in fondo. E questo con l'ultimo proiettile di Cobb è una kill per gli Astralis. Di nuovo, come ti dicevo, Zanzara proattivo sulla mappa. Uno Xin Zhao abilitato e uno Xin Zhao che può fare questo contro Lee Sin. E il fatto che Lee Sin purtroppo sia morto in apertura di partita significa che Lee Sin non sta riuscendo a stare al passo del jungler nemico. Può rispondere cross map sugli obiettivi, ma non riesce a premere sulle corsie. Bella giocata. Perks e Selfmade che adesso aggrediscono il messaggero della Landa. Alfari è andato a rimuovere il frutto mieloso per evitare che possa essere sfruttato da White Knight come fulcro per rimanere in corsia. Dyer ha il pacco, però è già tardi. Già conquistato il messaggero, Labro era in zona soltanto per intercettare possibili ingaggi di Promiscue. Promiscue non era sotto visione avversaria, quel lume comunque era disabilitato, quindi con un buon pacco avrebbero potuto provare la profondità e avrebbero potuto cercare il pick fuori posizione. Il problema è che avevano visto troppi membri dei Vitality lì in zona e non volevano cacciarsi in situazioni improvvise di 4 contro 2. Alfari che cerca di isolare White Knight, bella martellata White Knight, e Dyer col pacco che cerca di separarli. Purtroppo l'angolo è infelice, ma Alfari dovrebbe cadere nonostante tutto. Dyer raccoglie ed è contento così. Selfmade che adesso sotto la struttura viene divato facilmente. Dyer si è attaccato un colpo di torre e adesso possono procedere andando ad aggredire la struttura e le placcature. Easy peasy lemon squeezy. Non sembra essere una giornata per Camille questa. Si dà ancora importanza al campione, ma sembra che ormai i pattern di gioco attorno al campione sono sempre più rodati, sempre più efficaci. Aver trovato tutto quel vantaggio sulla corsia superiore permette agli Astralis di giocare un'eccellente partita con campioni che scalano molto bene. Stiamo parlando di Corki, stiamo parlando di Jhin, stiamo parlando anche di una composizione molto sinergica, perché Corki e Jhin non è solo il danno che possono portare, ma anche il concatenamento di abilità. Basta un razzo di Corki, danni ad area, arriva un florileggio letale, immobilizza il bersaglio. Se Corki scala troppo in fretta, distrugge quei bersagli. Quindi bravi Astralis, sono sul 5-1, sono su una gold lead di 2300 al decimo minuto. La maledizione di Luka Perkovic. Sì, sembra veramente che non sia destinato a vincere contro gli ultimi in classifica quel povero ragazzo. 2300 gol di vantaggio degli Astralis. Forse li abbiamo visti un paio di volte nelle prime due settimane. Forse. Te lo posso dire subito. Vado a scavare proprio nelle varie gold lead per capire che cosa è successo e quanto li hanno presi al decimo. Quanti di questi siano stati presi al decimo minuto, appunto. Comunque, Vitality che devono tirare un pochettino il freno a mano. Vitality che devono adesso indietreggiare, tornare sull'idea di voler scalare. Anche loro scalano molto bene. Onda d'urto. Bel flash. Bravo Dyer. Erano già pronti con il follow-up del messaggero. Volevano magari aggredire la struttura e abbatterla. Non ci riusciranno. Prenderanno la testata, quindi sono due placcature. E Perks condivide con Selfmade. Non proprio il massimo, però. Potevi prendere qualcosa di più, non ci sei riuscito, perché Dyer si era giocata bene col flash. Sì, Dyer sta giocando una buona partita, sta giocando una partita vigile. Il fatto che Dyer su questo Corki debba continuare a scalare è imperativo per la draft degli Astralis, perché è vero, hanno Jhin, è vero, hanno Jayce, e quindi possono giocare sia il Dyer da DPS che il Dyer da assedio. E questo gli permette di costruire la composizione attorno a come si evolve la partita, e questa è la cosa che mi sta piacendo della draft degli Astralis. Un vantaggio in oro che cala un pochino da parte degli Astralis. Selfmade che... trovato in profondità. Zanzara va a marchiare. Subito. Devi andare di calcio immediato. Con il calcio inoltre Selfmade ha raccolto tutti i lamecchi perché ha pensato il danno proprio quell'ultimo. Promiscue, bella schivata qua. Di poco. Tornando al discorso statistico, gli Astralis hanno chiuso la prima settimana con un gold deficit al quindicesimo di 2400 medio tra le due partite, tre partite la prima settimana. Seconda settimana un gold deficit di 1700. La terza settimana sono tornati a un gold deficit di 2004. Quindi questo è più un unicum per loro. Addirittura. Che vanno per il primo mattone, vanno per Alfari, Alfari è morto. Lo smite rosso di Zanzara. Non solo il primo mattone, ma anche una kill. Questo è disastroso per i Vitality, perché ora sono più di 3000 unità quelle di differenza. Hai comunque Cobb che sta scalando e quindi riuscirà a fare il suo lavoro correttamente. Corki si può dire lo stesso. Prende i Sorcerer, ha già la mana Mune dalla sua.
non devono sottovalutarli questi Vitality. Ok, i Vitality scalano bene con tutti i campioni che hanno. Puoi scalare bene quanto vuoi, ma se non hai le risorse nei momenti giusti non serve a niente. Soprattutto se non giochi la partita nel frattempo, perché una kill sul tabellone ed è stata una kill di risposta in un dive, arrivata sul supporto avversario con l'ustione. E si sta sgretolando tutto per questi Vitality oggi. Non la partita che ci saremmo aspettati di vedere. Gli Astralis adesso... Parla per te, io ero convinto che i Vitality fossero maledetti con Perse. È vero. Detto questo, sì, per gli Astralis è la prima volta che riescono a trovare un vantaggio così solido arrivati al 13° minuto. È la prima volta questo split, lo stanno trovando contro i Vitality. Vitality che è vero, hanno draftato per scalare e quindi hanno comunque delle carte vittoria aperte e abbiamo già visto in alcune partite già oggi che avere vantaggi nel game non significa vincere automaticamente la partita, però... Hai detto 15esimo? Perché manca ancora 1:30, potrebbe succedere di tutto. Possono ancora trovarla, sì, possono ancora trovarla di brutto tornando alle antiche statistiche. Ma questo presupporrebbe un gold swing di 5.000 gold, di 6.000 gold da parte dei Vitality in 1:20. Allora, un ace... Non c'è neanche più il Baron, non c'è ancora il Baron, più che non c'è più, e quindi non è plausibile, ahimè. Questa per i Vitality è partita da record, purtroppo, in negativo contro gli Astralis. White Knight che farma tranquillo sotto la sua struttura. 14° minuto, si sbloccano i teletrasporti, adesso Unleashed, quindi puoi utilizzarli in ogni dove... White Knight che si espone un minimo per mettere un po' di priorità. Niente di esagerato, tanto... C'è Zanzara. Zanzara e quindi può giocarsela tranquillo. Anzi, potrebbero aggredire Camille. No. Lo fanno. Lo fanno facilmente perché Alfari purtroppo ha deciso di recolare in una brutta posizione. No! Quello però, è il segnale del tilt. Sì, il tilt è ufficiale, ragazzi. Abbiamo Alfari fuori dalla partita per adesso. 1-4 su Camille, 111 minion, sta farmando discretamente considerando le 4 morti sul tabellone e quanto tempo Zanzara stia passando come duo top laner all'interno della partita, però che brutto inizio per la top lane dei Vitality, mamma mia! Un pacco difensivo da parte di Dire, un po' spaventato le possibilità di aggressione self-made, ci sono 3 livelli di differenza, forse poteva cercare uno scambio prolungato ma... Meglio non correre rischi. E considerato quel piccone, il non correre rischi mi sa che è amplificato all'ennesima potenza. Quello è l'incipit della Tiamat. Potrebbe essere l'incipit della Tiamat. Spero che non voglia andare in direzione critico, sinceramente. Anche perché, voglio dire, piccone significherebbe non solo un corki da critico, ma un corki da critico che non va a prendere neanche l'arco scudo. Quindi sì, spero tanto sia una Tiamat. Adesso Kraken Slayer corki. Non un gran fan personalmente, se posso dirti la mia. Karzi, corsia inferiore continua a farmare. Karzi, lo stiamo lasciando in disparte, ma è comunque una Felios che ha il suo oggetto mitico, a 152 minion al 15° minuto, continua ad avere un farm perfetto. Parlando di farm perfetto, Orianna dalla mid lane, 15° minuto, 185 minion. Perks con Orianna se li porta da casa. Dei numeri che non hanno senso sul tabellone. È perfetto a farmare, perfetto a muoversi sulla sua giungla, su quell'avversaria quando in stato di priorità. Ed è Orianna, ed è Aphelios, sono campioni che scalano molto bene. E per quanto Alfari sia stato cancellato, è arrivato il momento di portare la propria pressione altrove. E infatti guarda Promiscue, guarda tutti, sono tutti lì. Eh sì, vogliono provare l'aggressione botside. Vitality però lo leggono bene. Promiscue si lancia in avanti, cerca lo stordimento. Flash forzato contro Labrov. Karzi che ha attivato il Graviton per tenere fermo Promiscue il più possibile. Cobb però comincia a mettere pressione sulla struttura. E tutti gli Astralis sono qui uniti per prendersi questo drago Hextech. Drago che andrà poi a rivelare l'elemento portante, che è quello della nuvola. Una landa che purtroppo non bacia particolarmente gli Astralis, considerando che adesso hanno deciso di iniziare a spostare la pressione sul quadrante inferiore di mappa. Questa pressione intanto costa una Camille che rischia di tornare in partita. Camille si è presa una torre esterna, tranquilla, da sola. Camille ha lo stesso farm di Jace. E il fatto che Camille abbia lo stesso farm di Jace, considerate le 4 morti in corsia, non è un buon segno per gli Astralis. I Vitality stanno riuscendo a rimanere in partita. Considerando il 7-1, il fatto che i Vitality abbiano tower lead non va affatto bene per gli Astralis. Capisci? Questa è una partita dove ovviamente ci stiamo prendendo tutti d'emozione. Sono gli Astralis, sono 0-8, i contrabbandieri di Trundle che vogliono fare il loro perfect split, ma il problema è che rischiano in questo momento più di quanto il tabellone voglia dir loro. Di nuovo, non ti aspetti di essere 7-1 e avere solo quella gold lead. Ti aspetti che un 7-1 significhi una gold lead quasi insormontabile dal mid game?
Vedremo come verrà sfruttata, però. Capisci? Cioè, ho quest'ansia addosso. Quest'ansia addosso si chiama anche Perks con 210 minion al 17esimo minuto. Però. Oh no, Kobe. Extec ultimatum. Alfari, sì, andrai follow up con l'aiuto del May, della kill. Raccoglierla è anche troppo facile. What? White Knight! Sta arrivando l'ex flash di Leona. Voglio un ingaggio su Perks. Trova lo stordimento, costretto a flashare difensivamente. Promiscu cadrà per mano dei colpi di Karzi Labrov. E Perks in 3 contro 2. Voleva l'inseguimento a Zanzara. Si inserisce finalmente. Karzi ha battuto con un colpo di martello. White Knight vuole continuare, vuole andare oltre. Vorrebbe anche Perks. Cerca di chiudere la distanza, ma c'è la dissonanza. E il teletrasporto! Gli tagli la strada, è l'unico modo che hai per chiudere. Onda d'urto perfetta da parte di Perks, che prova a prendere più tempo possibile. Zanzara non cade, grazie a White Knight che si tanca la struttura. Tornano a casa e quelli sono 3600 unità di vantaggio. Finalmente, finalmente, perché gli Astralis riescono a rispondere in maniera eccellente all'aggressione avversaria. Partiamo da quanto è successo sulla corsia inferiore. Ci hanno messo una vita a uccidere Cobb. Alfari trattiene un po' troppo il grilletto dell'ultimatum Hextech. Self-made ci mette tanto all'astittare e White Knight, con la prodezza meccanica, ricaccia Self-made fuori dal passaggio oscuro e quella è kill facile. Ma non è solo quella la kill facile, perché poi c'è questo, poi c'è il follow-up, c'è un Promiscu in un gesto di altruismo estremo che si va ad immolare pur di trattenere gli avversari lì in zona. Si stava combattendo tra due torri, quindi i Vitality non avevano neanche la tranquillità di tornare su una lane tranquilla, serena. L'onda d'urto ci poteva stare, ma più avanti nella partita. Perks ha un ottimo farm, ma molta parte di quel farm ancora si deve tradurre in statistiche. Messaggero mid significa per gli Astralis prendere la struttura esterna in mid lane, almeno evitano la testata sulla torre interna. Dior che vorrebbe chiudere su Camille, decide di andare per un po' di Arras alla faccia, ma mamma mia! Un bel po' di Arras, quello si è sentito tutto. La Muramana comincia a far lavoro. Idra famelica alla fine da parte di Corki. Come secondo oggetto capisco l'idea nel dover giocare contro Orianna, ok? Perché sai che Orianna giocherà attraverso l'hyperscaling con il farm perfetto, sai che Perks interpreta così il matchup e si lanciano sul Labrov. Giustamente, facile, fragile, immobile. E? Oh, quel quattro. Ha i rischiato danni. Karzi, eh? Karzi era basso in salute, quello era un 4 che poteva lavorare sulla sua barra degli HP. Vitality che adesso sono sotto di 4.800, quasi 5.000 unità. Vitality hanno perso un po' troppo su quella corsia inferiore, si sono fatti prendere dall'idea della kill. Tra l'altro non era neanche una kill necessaria, non è una kill che vai a prendere su White Knight che adesso 6-0-3 ha una taglia di 600 gold sulla sua testa. Quello dici, ok, anche se ci muoiono due persone, non importa, kill più shutdown vale più della vita di due persone. Quindi dici, questo me lo tengo, sono felice così. Andare a uccidere un Kobe che non stava neanche scalando così bene nella fase di corsia, che voleva farmare tranquillamente, non vale quanto hai perso sulla mappa. Hanno perso tutto in realtà sulla mappa, perché hanno perso la torre centrale, la torre esterna in corsia inferiore, hanno perso Orianna e quindi hanno messo anche un freno a quello che era il farming di Orianna che stava impennando verso l'ingestibile. Insomma, i Vitality ci si sono messi con le loro mani in queste condizioni. Gli Astralis oggi molto fermi sull'obiettivo a livello di sguardo, perché non stanno perdendo focus e questo mi piace tantissimo osservarlo. Perché i Vitality, ok, sappiamo che sono un buon team, ma gli Astralis in realtà lo sappiamo anche, sappiamo che il potenziale ci sia. Il problema è che ogni volta si perdevano in un bicchiere d'acqua. Finché mantengono questo focus, il bicchiere d'acqua rimane vuoto e quindi non ti ci puoi perdere dentro. 10 secondi al drago, Astralis che hanno zonato totalmente self-made e quindi si portano subito sull'obiettivo. È un singolo drago della nuvola in più, però quando sei in vantaggio, e soprattutto questo livello di vantaggio, poter ruotare più velocemente tra le corsie, perché ricordiamo, da movement speed quando sei fuori combattimento 3,5%, sì, non è roba da poco. Già. Inoltre, avere una resistenza agli slow contro quel team. Non è solo quello il punto chiave da sottolineare è che finché gli Astralis giocano mappa a favore, senza perdere d'occhio gli obiettivi, senza andare in tunnel vision sulle uccisioni, allora continuano a mantenere il vantaggio. Oggi abbiamo già visto una partita dove il vantaggio è stato immediatamente sovrascritto. E da cosa è stato sovrascritto? Dall'avere gli occhi accecati dal sangue. Volere sempre le kill, volere sempre il micro over il macro. E io muoio mentre dico questa frase, riuscendo ad affogarmi mentre parlo. Ma il punto qual è? Gli Astralis non stanno facendo questo errore.
Gli Astralis non si stanno facendo prendere dall'avidità di avere vantaggio e volerlo far snowballare con altre uccisioni. Giocano la mappa, tranquilli e pacati. Hanno Corki che sulla corsia superiore continua a farmare, si avvicina al suo oggetto mitico, che sarebbe il suo terzo oggetto. Jin è già comodo grazie ai saluti di Lord Dominic, quindi quei plated steel caps che vediamo in giro tra i vari inventari non minacciano minimamente il potenziale danno di Jin. Hai anche campioni che prendono tanti HP, quindi i saluti di Lord Dominic sono comunque forti. E con Jace che si sta avvicinando al suo terzo spike, penso che sia quello il focus. Provare ad arrivare a quello spike ulteriore su due persone e poi self-made vedere dove si va. Di lui. Oh mamma. Distrutto. Self-made qua che ha preso un bel po' di danni. Però rischio però un pochino troppo esposto. Dovevi farlo, mi sa. Danzara ha trovato fuori posizione. Onda d'urto che rimette in un bellissimo spot. Perks. Oh, che danni, oh, mamma, enormi, che danno. Promischio che addirittura entra sotto la struttura pur di prendere la kill su Perks. Come cosa ci fai lì? Karsi infatti raccoglie gentilmente ringraziando. Promischio è qui per mettere i puntini su lei. Promischio è qui per far capire al mondo chi è il vero campione dell'MSI. E Promischio contro Perks. Due ex campioni a confronto. Promischio che si lancia in avanti, ma qui si combatte. Bell'ex è ultimatum, però per prendere un sacco di tempo. Shutdown raccolto da parte di Karsi. Un altro ennesimo shutdown. Adesso si girerà su Dyer che flash difensivamente per salvarsi. Karsi ne è uscito grosso da questa azione, però. Karsi ne è uscito con delle risorse che non avresti voluto regalare a Karsi. Proprio per nulla. Ma rivediamo com'è andata, perché la lama dello Zenith, max range, su self-made, splendida. Sono riusciti a trovare tantissimi danni, connettono i colpi di Jin, tra l'altro Perks non riesce a parare il danno sull'alleato e la fiammata solare giustizia il povero Lee Sin. Zanzara ci prova e trova anche tanto danno nell'uno contro due. Promischio pur di trovare la kill flash nella base nemica e con un colpo di scudo con una lama dello Zenith ne trova un'altra. Però intanto questa è una kill su Alfari in cambio di due kill su Leona. Una kill su Camille non vale due kill su Leona per gli Astralis, ma soprattutto è quanto ne ha guadagnato dopo Aphelios. Due kill su un Aphelios che era rimasto fuori dai giochi. La gold lead si è paradossalmente assottigliata da quando abbiamo visto, perché ci sono stati grossi shutdown. Provo fuori posizione Labro, è stordito. Zanzara sta arrivando, c'è Perex dietro al muro con l'onda d'urto che non ha fatto danno. Zanzara ottimo utilizzo della Suprema per mitigare quel danno in entrata. E ora possono andare sul Baron. Appena Zanzara ha visto l'animazione dell'onda d'urto lesto sulla mezzaluna. È vero, potrebbero andare sul barone, ma appunto, l'abbiamo appena detto, Zanzara ha dovuto utilizzare la sua mezzaluna difensiva. E come possiamo vedere, il cooldown dell'onda d'urto di Orianna è inferiore. Quindi per il barone Nashor andarsi a chiudere all'interno di una zona così ristretta, quando ci sono self-made, Perks e Karsi ancora in vita, non è una cosa che vuoi fare. Ci sono ancora troppi strumenti e questo è il problema. L'onda d'urto, mentre facevo questo discorso, è tornata a due terzi del suo cooldown. Karsi ha il Gravitum e quindi quella veglia lunare è uno strumento di controllo d'area ulteriore. Questo costa torri però. Una kill per una torre? Di nuovo, scambi che a posteriori non ne vale la pena. No, per nulla. Ed è Alfari a raccogliere queste torri, quindi se solo che contento, sono già 600 gold che raccoglie così. Ha già il suo spike a due oggetti, cronografo della sua, quindi può divare in profondità. Quel piccone idra famelica? A questo punto direi di sì. A questo punto direi di sì. Può trattarsi anche della danza della morte? Non aveva i soldi magari per il martello da guerra di Caulfield e decide di iniziare dal piccone? Vediamo che direzione vuole prendere, però un Hydra non farebbe male per gestire le corsie laterali. Parlando però di Hydra, l'Hydra famelica che già Corki avevamo visto prendere come secondo oggetto aveva sì ritardato lo spike dell'eco di Luden, ma adesso il Luden è arrivato. Quindi oltre a ulteriore penetrazione magica flat c'è anche il potere magico sul quale far scalare il Red One di Dior. Se Dior non è stato così d'impatto dalla distanza finora perché non aveva potere magico, lo potevi tenere a distanza e tutto va bene, ma adesso non più. Dior, pacco alla mano, Luden alla mano e il Corki che vuole tenere questi Astralis in piedi. Non solo, hai anche la passiva mitica che va a lavorare con due oggetti leggendari completi, quindi hai la penetrazione magica aggiuntiva non solo della tempesta di Luden di base, ma anche dal fatto che ha un'idra famelica e una muramana completa. Drago della nuvola, Soul Point, conquistato da parte degli Astralis, è sempre un'anima nuvolosa, quindi non una delle più potenti o interessanti, però va comunque rispettato. Continua su Perks adesso, viene immobilizzato, ma niente da fare, fiammata solare, florileggio, non ci sono i controlli forti e quindi decidono semplicemente di indietreggiare perché hanno preso una torre e quindi una fiammata per una torre ne vale la pena considerando che hai appena preso il drago. E guarda il cooldown, è già un quarto esatto. Di cooldown e hai evitato che Perks potesse ruotare per andare a difendere quella struttura, quindi... Non solo, hai evitato che Perks potesse essere
la palla da demolizione per impedire l'assedio e ingaggiare a sua volta. Non è solo la difesa della struttura, il punto è che c'erano lì Selfmade, Labrov e un Onda d'Urto che arriva da un Perks con tre oggetti, e uno di quelli è un copricapo di Rabadon. Non è proprio piacevole da gestire. No, affatto. Al pari livello 15 sta cominciando a prendere un grosso vantaggio su White Knight, che il che è dell'assurdo. Allora, pensa a questo: White Knight ha cominciato ad andare in giro con la sua squadra. È quello il problema. Problema, un top laner altruista, pessima idea. Molto, molto pessima come idea. Al pari che prendete il barone quando possibile. Vitality nel frattempo che stanno facendo il barone Nashor. White Knight ha rischiato grosso contro Al pari. Promiscu che è già pronto per andare a distordirlo. Al pari che prende tempo grazie al Divine Sandler. Sono 200 HP di cura. Un'altra volta stordito e sono in un 3 contro 4. Nel frattempo topside Zanzara che va in profondità per andare a uccidere Perks, o almeno ci prova. Alfari finalmente cade. Vorrebbero continuare il Baron ma non se lo possono permettere i Vitality. Karzi e Labro che si salvano saltando attraverso il muro. Ma adesso l'hanno pullato e il Barone è ancora lì, c'è a gro la self-made. Mano. Sotto visione, c'è Selfmade, c'è il Bulbo. Devono andarsene gli Astralis, se la rischiano, la flippano. Sta arrivando Jace, di teletrasporto. Ci vogliono provare, è così rischioso. 2500 HP, 2000. Arriva l'uncino, l'Onda d'Urto è furto! Selfmade! Ecco come vanno via le partite. Ecco come vanno via partite vinte, intere. Ecco che gli Astralis fanno il passo più lungo della gamba. E nonostante quell'Isin sia 1-5-2, ha appena fatto lui il miracolo per la squadra. Ah! Perché? Perché? Oh no, Zanzara non ha smitato. Avevo visto giusto. Rivediamo l'azione. Stavano danneggiando il barone perché comunque gli Astralis volevano stallarlo. Forzano, arriva l'onda sonica, il colpo risonante. 400 HP dopo il danno che è arrivato dalla distanza. Non ha fatto in tempo a smitare Zanzara. No, l'ha smitato. No, ok. Era aveva il cooldown ridotto perché ne aveva due cariche. L'ha lasciato a 400 HP però, capisci? Un miss smite non è dici, sai, i 26 HP del Baron che poi ti costano il barone. 400 HP. Aveva paura del burst con l'onda d'urto. Esattamente, immagino che ha visto Perks tirare la sfera dentro, ha detto... Probabilmente proveranno a bastarlo per cogliermi alla sprovvista, ma io smito prima! Non bello. No, purtroppo no. E adesso vediamo sempre quei 3.500-3.600 gol di vantaggio. Ed è un peccato perché erano sopra di 5.000 gli Astralis. Con la Baron Power Play che per adesso non è ancora in positivo rispetto alle 1500 gold, quindi almeno gli Astralis stanno cercando di tenere la mappa sotto controllo, ma vedi già Camille in side lane che... Camille, parentesi, non ha il barone, era morta durante la conquista se non vado errato. Karzi pusha in profondità con la Q del suo Severum, riesce a mettere giù anche dei danni interessanti sulla struttura. Camille ha solo accomodato l'ondata, infatti eccolo lì, l'ondata non è potenziata dalla mano del barone. C'è tanta visione sul fiume, ci sono le trappole, ci sono i lumi di controllo e visibili. Il problema è che senza quel barone Nashor gli Astralis perdono potere di pressione sulle ondate, devono tenere al sicuro Kobe, devono continuare a utilizzare Promiscuo e Zanzara come satelliti del loro tiratore, ma Promiscuo ingaggia 1v2. In 1v2 è molto pericoloso questa parte di Promiscuo, però la Suprema Jin potrebbe fare una grossa differenza. È un 1v1, scambio dei supporti con Thresh però che ha raccolto la vita di Promiscuo. Zanzara adesso in difficoltà, arriva il teletrasporto in entrata di Camille, cercano il knock-up, vogliono il lockdown su quello Xin Zhao e il primo a cadere è proprio Lee Sin, Karzi protetto dalla sfera di Perks. Vorrebbero procedere oltre ma non se lo possono permettere, quindi gli Astralis premono sulla corsia centrale. E non ci sono neanche gli estremi per un buon reset qui. Gli Astralis non solo premono, ma gli Astralis prendono presidio della giungla avversaria. Siamo a 40 secondi dal drago che porterà l'anima agli Astralis e Lee Sin non tornerà in vita in tempo. Il richiamo è sul lume e viene colpito Karzi. Che fai Karzi? Questo è tanto tempo perso. E c'è anche Corki con il pacco in entrata. È sulla corsia inferiore quindi non arriverà in tempo per bloccare Karzi. Ma il punto è questo, adesso hai totale controllo di questa zona, mancano 12 secondi al drago della nuvola e chi vuole affrontare un Corki col pacco? Purtroppo nessuno, ed è questo proprio il nerf che sta ricevendo Corki. Corki andranno ad agire sulla disponibilità della sua passiva. Il pacco che va a potenziare la Valchiria non sarà disponibile ad ogni obiettivo, allo spawn di ogni singolo obiettivo importante. Chi avrebbe mai detto che dare una Suprema più forte di quella di Rumble a un AD Carry... poteva essere pericoloso. Da ex Rumble Main non la supererai mai probabilmente. No, quello è stato proprio il chiodo nella bara sul Rumble per me.
Dico, vabbè, ragazzi ci prendete in giro. Uno Yordle che sta su un cavolo di aeroplanino, che chiaramente è un errore dell'esistenza. Attenzione! Oh, Promiscue qua, che cerca l'ingaggio in profondità. Arriva il pacco di corchi. Prendono tempo per quanto possibile con la Zonia. Un 1. Oh, 2. Grazie, Daniele. Arriva il pacco. Perex rischia tantissimo. Cobbeck addirittura aveva scattato in avanti per provare a uccidere Perex. Un'ultima martellata dal cielo. E White Knight raccoglie. È riuscito a fare però un mezzo miracolo prima di morire da Ior. Il fatto che sia riuscito a uccidere Karzi è la cosa più importante, perché da Karzi viene il DPS dei Vitality. Vitality adesso, è vero, hanno Perks ancora in vita, è vero, hanno Lavrov per ingaggiare, ma non hanno modo per contestare questo scambio attorno all'inibitore. Allontaneranno gli avversari, ma da un inibitore ormai denudato, e anzi si apre il sipario. Onda d'urto, oh, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mamma. Un'Orianna a 4 getti e mezzo, perché quella è una Needless Large Rod già nel suo inventario. Zandara aveva la mezzaluna, non ha fatto in tempo a premerla. Oh mamma, mamma, che danni. Ci hanno provato, ma ci hanno provato su Promiscue, che oggi, te l'ho detto, lotta con un fervore addosso impressionante. Karzi ha deciso di farsi una passeggiata sul danno del pacco. Non è piacevole da fare come azione. Dior, inoltre, prima di morire, è riuscito a mettere giù un ultimo razzo. Danni immensi su Selfmade e Perks. Volevano rigirarsi e probabilmente era un 2v3 anche plausibile in caso di morte di Kobe. Ma il problema è che quell'ultimo razzo, quell'ultimo lascito di Dior, prima di vedere lo schermo grigio, ha detto no. Era White Knight che è morto come mano dell'onda d'urto, non Zanzara. Perché White Knight è ancora morto. Ok, never mind. Avevo confuso le bare. Vedi, ero confuso, dico, aspetta, come è morto Zanzara? Non riuscivo a seguire tutto il discorso. Succedeva da quando ero in obitorio, scusami. Vabbè, sono simili. Lavrov adesso pulisce visione, vanno sulla corsia centrale a premere i Vitality, che vogliono riprendere controllo di mappa, ma la Baron Powerplay non gli ha permesso di farlo come avrebbero voluto. Ma i Vitality rimuovono un po' di visione che avevano piazzato precedentemente gli Astralis, i Promiscue stavo per chiamarli. I Promiscue. I Promiscue. In questa partita devo dire che è un bel generale d'armata Promiscue però, eh. Oh, belluncino qua, Zanzara marchiato dall'onda sonica. Tanti danni, ma alla fine ha ancora un angelo custode. Il problema è dover resettare in realtà per lui. Alfari sul fianco, stato spottato da Promiscue e viene zonato per quanto gli viene possibile. Alfari sul fianco però... Ok, adesso è sotto visione diretta e quello è il problema. C'è il rampino, è Camille. E hai distratto i tuoi avversari. E quindi cosa fanno subito i Vitality? Provano ad aggredire il Baron. Si rischia il 5 contro 4 perché Camille è dovuto andare via per questo. Quindi non so quanto sia facile farlo. Promiscue lì, cerca il flank su Karzi. Si vogliono con la sfera. Promiscue cerca l'onda d'urto. Oh, è troppo lontano Promiscue. Dyer per trova la vita di Selfmade. L'onda d'urto arriva, ma tardissimo. È un 1-1 per ora con Zanzara che ha preso più tempo possibile. White Knight che prende tempo con il cronografo. Un ultimo proiettile. Il 4 non va a segno. Doppia uccisione a parte di Camille, che è ancora in vita. Cobbe finalmente riesce ad avvicinarsi al fight dopo aver utilizzato la sua suprema. Promiscue torna per lo stordimento. E alla fine una doppia uccisione grazie a un'ottima dissonanza di Orianna. Alfari lo stordisce, Karzi gli taglia la testa ed è ista parte dei Vitality. Una quantità di shutdown immensa. I Vitality che si sono appena ripresi il game in mano. Come Perks sia rimasto in vita non lo so. Un positioning divino e iniziano ad arrivare anche le taglie obiettivo. Il vantaggio in early game era tutto un piano. Era un voler restituire agli Astralis la loro stessa medicina. Chi di taglia obiettivo ferisce, di taglia obiettivo perisce. Adesso fanno man bassa della base avversaria. Vogliono andare a vittoria. Karzi abbastanza danno. La partita è finita qui, signori. Signore e signori, Vitality con un colpo di reni raccolgono tutto il raccoglibile e il Nexus è parte di questo obiettivo. Ok, è finita la partita. I Vitality hanno vinto. Cosa una Camille 1-6 e un Lee Sin 2-7 possono fare? Poveri Astralis, mi dispiace così tanto per loro. Letteralmente allergici alla vittoria gli Astralis. Non riescono a raccogliere neanche in un terreno dove hanno seminato così bene. Fa male molto. Ovviamente, perché gli Astralis, specialmente contro i Vitality, il vantaggio che avevano accumulato mai te lo saresti aspettato, punto zero. Primo, e stavano riuscendo a tenerlo abbastanza in piedi, però poi è bastato quel singolo fight. È bastato un fight dove Promiscue cerca un flank che poi porta Leona a non teamfightare col suo team, e basta quell'attimo di 5v4 e la partita è finita. Purtroppo sì, perché il danno dalla loro ce l'avevano comunque i Vitality. Eravamo arrivati a un punto della partita in cui vedi Orianna con 4 getti e mezzo, vedi una Felios con 4 getti e mezzo,
Non dico che sia ovvio che tu vinca il fight di conseguenza. Però ci sono indizi. Ti manca la persona che porta i controlli pesanti ed è Leona. Devi mobilizzare una persona in particolare, che sia Orianna o Aphelios non fa differenza, ma qualcuno devi mobilizzarlo. Una parentesi. E purtroppo non c'era. Voglio vedere il replay di quel team fight, perché ovviamente l'attenzione è stata catalizzata dalla capacità di sopravvivenza di Perks, a.k.a. Bear Grylls, perché è riuscito veramente a fare di tutto pur di sopravvivere in quella situazione. Però in realtà il focus principale che va fatto in quel team fight va fatto su Karzi, perché Karzi, per lui, ok, si parla di un campione con tanto sustain, quindi è riuscito a rimanere al 100% della barra degli HP, ma come ha navigato quel fight? Parte iniziale, danno frontale, dovevano cancellare Dior dalla mappa e l'hanno fatto. Subito dopo, appena sono arrivati i controlli forti, appena Leone è riuscito a tornare, immediatamente switch da ingaggio frontale, danno frontale a orb, walking e DPS da parte di Karzi. Meccanicamente parlando, Karzi in quel fight è stato ineccepibile. Assolutamente, perché stare sul bordo del fight e non riuscire a trarre abbastanza attenzioni vuol dire essere una di carry che fa DPS gratuito. E già. Jin, capisco l'idea, dice ok, provi a tirare la Suprema per uccidere Karzi, per provare a eliminare almeno un bersaglio in quel fight. Purtroppo con un buon flash e poi grazie al lifesteal che comunque aveva dalla sua con il Bloodthirster, si è riportato a piena salute e ha continuato a fightare proprio da quel bordo. Andando a rivedere anche com'era iniziata questa partita, perché questa partita era iniziata con il voler rimuovere chirurgicamente Alfari dalla mappa. Alfari è stato bersagliato da 3 più persone quando disponibili, o se no abbiamo sempre visto Zanzara fare da duo laner topside. E mentre no, una volta quando ancora lo smite non veniva sbloccato prima del livello 10 e dovevi fare duo top prima di poter giunglare, ecco. Gli Astralis sono tornati molto alle basi del gioco pur di provare a vincere l'early game. E White Knight a un certo punto era diventato enorme. Ma White Knight, ecco, se devo dire che le azioni in corsia mi hanno fatto veramente impazzire, compresa quella che abbiamo appena visto con il preziosismo meccanico per la kill su Lee Sin, questa è stata l'azione che ha permesso agli Astralis di prendere il primo grande vantaggio? Quello che non mi ha fatto impazzire è che non abbiamo avuto un Jace che ci abbia fatto urlare di dolore per Leon the Shock all'interno del game. Non abbiamo avuto quel Jace che si coordina con Corki da Luden per tirare 2 spell dalla nebbia di guerra e cancellare i carri nemici. È stato un Jace che ha giocato molto più da side laner, ha cercato di gestire la pressione, ma come possiamo vedere il grosso del danno stava arrivando non da White Knight, ma dalla combinazione di Corki e Jin, dalla combinazione di Dior e Kobe. È stata comunque una draft giocata bene da parte degli Astralis, qui sto semplicemente andando a cercare il pelo nell'uovo. Perché poi si è tutto risolto sul fight finale. Karzi che viene lanciato in avanti direttamente su Kobe. Karzi qui ne ha perse 2 kill. Qui abbiamo avuto uno shutdown nelle mani di Orianna, più 2 kill su Aphelios, e quindi un totale di quanto? 1100 gold sui 2 carry in cambio di 2 kill su Leona dall'altro lato. Pacco fantastico di Dior in questo fight. Qui è ancora dove gli Astralis stavano dando l'impressione di poter tranquillamente vincere. Che danni che sono arrivati. Jin ha cercato un flash per l'uccisione su Perks, ma comunque ha trovato la kill su Selfmade poi insieme a White Knight, che ha giocato forse troppo melee i fight. E qui la chiusura. Selfmade va giù letteralmente, nel senso l'apertura del fight è stato un Selfmade morto. Tra l'altro ho appena visto l'onda d'urto di Orianna non fare letteralmente nulla. L'ha lanciata in un punto morto dove non ha colpito nessuno degli Astralis, Orianna. Ecco perché molto del lavoro è dovuto arrivare da parte del DPS AD dei Vitality. Ecco perché Karzi, ecco la parte di Orb Walking che ti dicevo attorno agli avversari, lo switch nello stile di gioco dopo aver tirato giù Corki. Ecco perché Karzi si è dovuto spezzare la spina dorsale in quell'ultimo fight, perché Perks ha mancato l'onda d'urto. Vedere anche le barre dei danni fa ancora più male. Già. Purtroppo no. Sì, purtroppo sì. La composizione c'era, gli Astralis anche. Forse la cosa che fa più male è stato il grafico del gold, perché non è mai andato veramente in positivo per i Vitality. I Vitality hanno vinto in gold deficit la partita. Ha fatto male. Molto. Ha fatto male. Signore e signori, noi ci prendiamo una breve pausa e poi torniamo con il game tra Excel e Fnatic.